Ringrazio gli organizzatori del convegno per l'invito che mi hanno rivolto e che ho accolto volentieri. Cercherò, nel tempo che mi è stato assegnato, di fare qualche riflessione. Mi ha fatto piacere sentire il Vescovo e poi Don Alberto, perché credo che la mia riflessione si possa inserire molto bene sulla scia di quanto loro hanno già presentato. E ho puntualizzato il titolo dell'intervento: Dimensione antropologica ed spirituale della sofferenza, facendo attenzione che non voglio entrare qui in grandi distinzioni filosofiche tra sofferenza e dolore, diciamo per semplicità anche di intervento le prendo come sinonimi, anche se sono consapevole che si potrebbero fare tesi di laurea per distinguere i concetti. Il dolore e la sofferenza ci pongono di fronte alla questione del senso della vita. E questo è stato l'ultimo punto sul quale Sua Eccellenza è intervenuto e lo ha accennato anche il relatore precedente. Pone la questione del senso della vita. Perché? Un perché che toccherà due ambiti: il perché della mente e il perché del cuore. Davanti a questo senso della vita e a questo perché ci possono essere diversi atteggiamenti. Prendo un testo di Eugenio Scalfari, conosciuto da tutti quanti, quale qualche anno fa ha scritto su Repubblica: cercare il senso della vita è il modo consolatorio che tutti in certi momenti e passaggi adottiamo per bisogno appunto di consolazione. Ma trovare quel senso è precluso dalla conformazione stessa della mente e domanda alla quale non c'è risposta. Il senso della vita è la vita che non ha alternative. La natura si pone forse quella domanda? La natura vive e basta, e noi non siamo forse natura, a meno di non compiere un atto di luciferino orgoglio che ci vorrebbe far superiori al resto della natura. Non c'è dubbio che questo testo è carico di molti significati. Io l'ho messo sotto il titolo dei rinunciatari, più che altro per l'ultima parte, perché in realtà tutta la prima parte è carica di una profonda ricerca di senso. I coraggiosi. Mi viene in mente subito Agostino, il quale, dopo la morte del suo carissimo amico, esclama: «Factus erant ipse mihi magna quest». Al liceo tutti voi avete fatto latino e conoscete benissimo la traduzione, che potrebbe suonare così: mi ero posto un grande quesito, ma che in realtà non traduce il senso che Agostino ha voluto espressare. Factus erant ipse mihi, io stesso ero diventato tutta una questione. Con la morte dell'amico, la mia vita era diventata un interrogante. Albert Camus, famoso letterato, premio Nobel della letteratura francese, che all'inizio del suo saggio Il mito di Sisifo dice: giudicare se la vita valga o non valga la pena di essere vissuta è rispondere al quesito fondamentale della filosofia. Perciò vi è solamente un problema filosofico veramente serio,
quello del suicidio. E dice, qualsiasi persona seria, qualche volta nella sua vita si è posto in questa situazione. Attenzione, io non voglio che nessuno salga sul tetto, cerchi il senso della sua vita e non lo trovi e si butti. E poi venga io accusato di istigazione al suicidio. Ma la posizione di Albert Camus è molto densa, molto profonda. Vale la pena vivere? Viktor Frankl, con la volontà di senso, che è la volontà di significato, che non è altro che la tendenza umana verso una esistenza piena di senso. Si contrappone chiaramente questa posizione a quella nietzscheana della volontà di potenza. La volontà di senso, il termine stesso lo dice, è quella forza, quella tendenza, quell'impeto, quella voglia di dare senso all'esistenza. Si pongono domande fondamentali, domande sul perché, che causa della sofferenza, e domande anche sul perché, che è finalità. Anche se mi trovo in minoranza, potrei dire che qui Cervantes ha battuto 1-0 a Dante, perché in spagnolo questo perché, che in italiano sarebbe affinché, è un para che, e dunque con la stessa por che è il perché causale, para che è il perché finale. E dunque è più cogliente il significato. Comunque mi interessa sottolineare i due aspetti, quello di che senso ha la vita come causa e se vale la pena vivere, perché viverla come fine. E la questione del senso si pone dunque in due orizzonti, quello dell'avere senso che tocca l'intelligenza, tocca la vista, è stato detto in precedenza, il conoscere e il dare senso che tocca il cuore come simbolo della volontà, dell'amore. L'avere senso che coglie dunque la verità della realtà, il dare senso che impegna la libertà nella responsabilità. In primo luogo, l'avere senso. Se qualcosa ha senso, ciò non dipende dal fatto che io glielo dia o non glielo dia, dipende dalla realtà stessa. E se qualche cosa non ha senso, neanche dipende dalla mia soggettività. Perché se io, non avendo senso, glielo do, sarà un atto soggettivo che non intacca quella realtà oggettiva che non ha senso. Dunque, l'avere senso, perché la vita abbia senso, significa che in se stessa ha delle strutture di intelligibilità che costituiscono questo avere senso, indipendentemente che io lo possa dare, scoprire o meno. Quali sono queste strutture? La coscienza e la razionalità.
Ciò che non ha senso è qualcosa di irrazionale, di assurdo, di contraddittorio e perciò stesso di impossibile. Ciò che non ha senso è impossibile. Perché è contraddittorio in sé. I filosofi lo sanno bene quando parlano dei trascendentali dell'essere. Unità, verità e dunque senso come avere, bellezza, bontà e la libertà, un'altra struttura di intelligibilità. Negare il senso della vita sarebbe negare la libertà nell'uomo. Perché la libertà? La libertà ha senso nella misura in cui si confronta con le scelte che fa. La crisi del avere senso si presenta anche nelle strutture ontologiche della nostra stessa vita. Prima si è parlato ampiamente della fragilità nelle diverse sfaccettature e molto chiaramente si è evidenziato come la ferita può non portare a dare senso. E si trovano situazioni nella quale non si scopre il senso. Queste strutture che possono mettere a rischio l'avere senso è la morte, che secondo Sartre esterna alla vita e dunque è assurdo che siamo nati ed è assurdo che moriamo. Ma per Agostino, al contrario, la morte è copresente alla vita e non si pone più come la negazione di senso, dell'avere senso della vita. Non so come chiamare questa vita, esclama. An vitam mortalem, an mortem vitalem. E la morte non è alla fine della nostra vita. La stessa etimologia di morte, mors, indica che è una realtà, come dice Agostino, copresente nella vita. Perché ogni giorno ci morde un po'. Noi, soprattutto i più giovani, celebrano i compleanni. Alle volte a me mi viene da pensare che è un po' stupido celebrare i compleanni. Perché in realtà la mors ti è morso un anno. La sofferenza o la fragilità, e vorrei affrontare più avanti la domanda, la fragilità, la sofferenza, il dolore, ha senso se è solo funzionale? Ha un bene? Ha un senso? O c'è una dimensione più ontologica della sofferenza? Secondo aspetto, il dare senso alla vita, che è certamente l'aspetto più problematico. Il senso della vita non può essere inventato, ma deve essere scoperto. Se si inventa, non esiste. Se si scopre, vuol dire che c'è. Si svela, si trova. E dunque, se la vita non ha senso, non glielo posso inventare. Se la vita ha senso, io posso scoprirlo o non scoprirlo, darglielo o non darglielo. E questo è il tema che coinvolge la libertà,
certamente anche l'intelligenza come scoperta, ma la volontà. Ciò significa che l'impegno soggettivo per dare senso alla vita è fondata sulla realtà oggettiva che essa ha senso. Dice Viktor Frankl, se viene negato il senso della vita è perché non lo si è trovato o si dubita di poterlo trovare, ma non perché essa non abbia senso. Nessuno oggi dovrebbe essere costretto a deplorare la mancanza di significato della propria vita. E che questo lo abbia detto, scritto e difeso uno che è stato al limite della morte nei lager, è molto significativo dal punto di vista di quella comprensione del senso della vita e di quella accettazione ed impegno per dare senso alla vita anche in situazioni di fragilità estreme. Dare senso alla vita vuol dire dunque avere la capacità di saper distinguere la verità dalla falsità, l'essenziale da ciò che non lo è, ciò che ha senso da ciò che non lo ha. Il caso più paradossale e anche drammatico è il suicidio, che allo stesso tempo è fallimento, perché non ha trovato il modo di dare senso alla vita, e riconferma del senso della vita. Mi permetto di citare un testo di un mio libro. Perché il suicida pone fine alla sua vita? Perché non può sopportare una vita sprovvista di senso? Perché non può vivere nel totale non senso, nella totale disperazione? Con il suo tragico gesto, il suicida proclama che se la sua vita non ha più nessun senso, non vale la pena di continuare a vivere. Si nasconde una logica tremenda. Se nella convinzione che la sua vita non ha più senso, il suicida mette fine violentamente alla propria esistenza, testimonia così in maniera suprema che senza speranza di senso la vita è insopportabile. C'è qui la più energica protesta che la vita deve assolutamente avere senso. Non si può vivere nell'assurdità di un totale non senso. Proprio nell'atto della sua autodistruzione responsabile, sembrerebbe paradossale chiamare responsabile un autosuicida, ma nel contesto che sto parlando lo si capisce. Il suicida agisce nella speranza errata, ma sempre speranza, di fuggire dall'insopportabile non senso della vita, ma in fondo fuggire dal non senso è nostalgia di senso. La disperazione non è possibile senza la speranza sperante. Chi dispera lo fa perché spera. Già lo aveva detto Albert Camus. Vi è un solo problema filosofico veramente serio, quello del suicidio. Il suicida afferma in modo tragico una verità indubitabile. Siccome la vita ha un senso e io non l'ho trovato, non posso più vivere senza senso. Ci si uccide perché la vita non vale la pena di essere vissuta. Ecco un'indubitabile verità. Ma questo insulto all'esistenza, la smentita che le viene data, derivano forse dal fatto che essa non abbia alcun senso? La sua assurdità esige dunque che la si sfuga con la speranza o con il suicidio? Ecco ciò che bisogna mettere in luce. Viktor Frankl è stato capace di mostrare che al di là del freudiano desiderio del piacere e di quel nietzscheano volontà di potenza,
esiste nell'uomo una tendenza ancora più radicale che la volontà di senso. E lo specifica così: il preoccuparsi di trovare il senso alla sua esistenza è ciò che caratterizza l'uomo in quanto tale, cioè è il più umano dell'umano. Tuttavia, e in modo paradossale, l'uomo d'oggi si trova nell'abisso della mancanza di senso, della frustrazione esistenziale, del vuoto interiore. Un vuoto che, come abbiamo sentito in precedenza, spesso si vuol riempire anche con una fede magica o con una fede pagana o con delle argomentazioni accanto al malato che l'unica cosa che vorrebbe è la presenza, non tanto un insieme di argomentazioni. La volontà di senso spinge l'uomo alla ricerca di senso e al compimento mediante l'incontro con l'altro, al quale amare come un tu personale. E perciò il dare senso alla vita non è dare spiegazioni della vita. Mi è piaciuto molto la fine del discorso, le parole di Sua Eccellenza, perché nella pratica ha detto che Dio non è venuto a spiegare il dolore e la sofferenza. Ed è come vorrei io concludere anche, ma è venuto a accompagnarci nella sofferenza, a saperla portare. L'amore è il senso della vita. L'uomo è fatto per amore e per l'amore e potrà riposare quando avrà adempiuto all'amore. Fecisti nos domine a te ed inquietum est cor nostrum donet requiescat in te. E lo ha espresso Agostino dopo tanta fatica e tanta ricerca, anche per strade non tanto vere. Contrariamente a questa posizione, il nichilismo si pone come il rifiuto di ogni fondamento e la negazione di ogni verità oggettiva, negazione dell'umanità dell'uomo e della sua stessa identità. Lo afferma Fides in Ratio, nel numero 90. Ma mi viene in mente, se non mal ricordo, il numero 56 di Amoris Laetitia, Papa Francesco, dove lui, parlando di altri temi, manifesta la stessa inquietudine e idea. Siamo chiamati a custodire la nostra umanità. E oggi è una delle sfide fondamentali che noi abbiamo. Custodire la nostra umanità. Perché? Perché non voglio sparlare contro la tecnica e la scienza, anzi, insegnando a biotecnologi, ne so, rendo conto dell'importanza, ma ci sono possibilità, orientamenti, che vogliono ricostruire l'umanità, decostruendo una umanità che è quella originaria, maschio e femmina li creò. E dunque sia attaccando la famiglia, che è la cellula della società, sia le proprietà fondamentali della famiglia, l'unità, la fecondità, l'eterosessualità, negazione dell'umanità dell'uomo, qui come negazione di senso e di significato. E il relativismo, che è un relativismo gnoseologico, ma anche un relativismo etico,
Il gnosiologico, quello che sostituisce la verità per l'opinione. Vi posso raccontare un mio ricordo da molti anni fa, quando sono arrivato a Roma nel 75, ho cominciato a imparare l'italiano e parlando sentivo sempre dire: secondo me, e cominciava poi tutto il discorso, secondo me, e io non riuscivo a interagire. Una volta mi dice uno: ma, e lei? Dico: non c'ho niente da contrastare, perché secondo lei e lui, le cose, io devo rispettare l'opinione sua, non sono nessuno per contare, la sua opinione. Ma mi interessa più la verità che l'opinione. L'opinione può coincidere con la verità, ma può anche allontanarsi dalla verità. Perché? Perché la verità è uno stato della realtà. Qui c'è un orologio. È vero che qui c'è un orologio. La realtà è questa, la verità è la realtà. L'opinione è uno stato soggettivo riguardo alla realtà, che può concordare o meno. L'opinione va rispettata. Perché? Anche quella errata. Perché è l'opinione di una persona. E la persona va sempre rispettata e accolta, qualsiasi sia la sua situazione e opinione. Ma bisogna saper anche distinguere i piani. Non posso mettere nello stesso piano le persone e le opinioni. E non posso mettere poi le opinioni tutte quante nello stesso piano. Perché io posso avere una opinione di simpatia sulla squadra di Milano. Dico: sono dell'Inter e tu sei del Milan. E che è un'opinione rispettabile. Ma posso avere anche un'opinione sulla religione cattolica. E sono opinioni che non vanno messi sullo stesso livello. E il relativismo etico o morale, togliendo la verità, toglie anche il valore morale in sé e tutto si decide in base all'opzione individuale delle persone. E il criterio di moralità è unica ed esclusivamente la decisione morale soggettiva. Io non sto dicendo che la coscienza e la decisione non sia criterio di moralità. Sto dicendo che non è il criterio unico, il criterio sufficiente. È un criterio necessario, perché senza libertà non c'è possibilità di moralità. La sofferenza e il senso della vita, dunque, ci si presentano sul piano biologico. Potremmo dire che è il segno di qualche cosa che non va all'interno del nostro organismo. E in questo senso è benefico. Io avvicino troppo la mano al fuoco, mi brucio, sento dolore e la ritiro. Mi salvo, altrimenti perderei la mano. Dunque il campanello, che sotto questo punto di vista è un bene. Una delle maggiori malattie è quella che non percepisce il dolore. L'eliminazione del dolore si cerca mediante medicine, analgesici, in casi estremi si cerca anche l'eutanasia o il suicidio. Di fronte al dolore si fa l'esperienza della paura, che crea angoscia. E la paura stessa crea dolore che distrugge. Convivere con il dolore è un atteggiamento maturo, come convivere con il limite, con la fragilità.
Si è parlato prima del palcoscenico, tutte quelle prove. La nostra vita è piena di limiti. E quando uno è giovane, si mangia tutto e vuole superare tutto. Man mano, quando passano gli anni, comincia a rendersi conto che certe cose non le può fare come prima e altre non le può fare proprio più. Scendevo le scale ieri alla Gregoriana, mi trovo con un collega più o meno della stessa età che saliva e dice: taluni salgono, altri scendono. E le dico: caro Sandro, tutti scendiamo. E dice: sì, ma il crepuscolo è bello. Saper convivere con il limite è segno di maturità. E anche chi soffre può realizzare se stesso e vivere la propria dignità di persona in pienezza. L'esperienza del dolore è da sempre unita alla richiesta di senso, che spesso si manifesta nella domanda: perché proprio a me? O nella rivolta contro il silenzio di Dio: perché tace? Perché non interviene? Come lo ha detto bene Sua Eccellenza. C'è gente che non va mai in chiesa, che non prega mai, ma a loro non capita mai niente. Non capisco perché Dio agisca così. Quella fede di contrapprestazione di cui parlava. Si può collocare anche la rivolta, che è ribellione. Lo espressa bene Albert Camus, una persona considerata dagli studiosi ateo, non credente, ma sul quale io mi permetto di avere una posizione differente. Io direi che Albert Camus è un credente al negativo. Cioè, è un credente più credente di molti credenti. Soltanto che non ha saputo, almeno non ha trovato il tempo, perché poi la sua morte improvvisa ce l'ha portato via, di esprimere in modo adeguato la sua ricerca e la sua fede. E perciò in ciò che abbiamo di lui, i suoi romanzi, pensate alla peste, o i suoi saggi, L'uomo in rivolta, Il mito di Sisifo, sembra che abbia un'assoluta posizione di ribellione verso Dio, in base precisamente alla sofferenza. Dice in un momento nel romanzo La peste, rispondendo al sacerdote Panelù, il dottor Rieu, dice: io mi nego a amare una creazione dove gli innocenti soffrono, richiamando a Dostoevsky. Se voi ricordate, lo avete letto, è impossibile leggere un romanzo di Camus come Lo straniero senza vedere in tutte le immagini che lui manifesta il sole, la spiaggia, il volto che descrive delle persone, questa trascendenza che sta cercando, questo senso che sta cercando. L'uomo in rivolta è l'uomo che sta prima, dice Camus, o dopo l'universo sacro, e si adopera a rivendicare un ordine in tutte le risposte, siano, che tutte le risposte siano umane, cioè razionalmente formulate. Albert Camus è uno di quelli che si rivela fortemente contro la fede magica.
ma anche contro la fede pagana. E vuole qualcosa di più. Dice, risposte solo umane. Quando il sacerdote Panelù gli parla della salvezza del figlio del giudice Otone, il dottor Ria risponde, la salvezza è una parola troppo grande per me, padre. Io voglio soltanto la salute. A me basta la salute. Ma guardate che risposte umane, se facciamo un'analisi del testo, non significa esclusione del trascendente, perché nell'umano c'è il trascendente. Stiamo svolgendo un convegno sulla spiritualità. La spiritualità non va identificata con la religione. La spiritualità è molto, se vogliamo, prima della religione. È fondamento della religione. Perché siamo esseri spirituali, non soltanto materia inerte. Possiamo stabilire un rapporto religioso con Dio, di accoglienza o di rifiuto, ma tutti e due saranno rapporti. Io mi faccio un'altra idea dell'amore, dice Camus, e mi rifiuto sino alla morte di amare questa creazione dove i bambini sono torturati. D'altra parte, la rivolta che ricerca di senso. Come già vi ho detto, Camus l'ho espressa come ribellione, ma è una ribellione che in realtà è anche ricerca di senso. Vi accennavo prima a Agostino, e forse è buono leggere il testo completo perché mette bene in evidenza anche la psicologia di chi soffre. La tristezza calò buia nel cuore. Dovunque guardavo era la morte. Il mio paese divenne un patibolo, un supplizio, la casa paterna mi era penosa e strana. Tutto quello che avevo condiviso con lui, senza di lui, si convertiva in uno strazio enorme. I miei occhi lo cercavano invano dappertutto e odiavano tutte le cose perché non lo tenevano fra loro e non potevano più dirmi, eccolo, viene, come quando era in vita e mi mancava. Ero divenuto un enigma angoscioso a me stesso. Factus erat ipse mihi magna questio. Chiedevo a quest'anima perché fosse triste e mi opprimesse tanto e lei non sapeva rispondere. E se dicevo, spera in Dio, lei non obbediva. Giustamente, perché quella persona concreta che le era tanto cara e che aveva perduta era migliore e più vera del fantasma in cui le si ordinava di sperare. Solo il pianto mi era gradito e aveva il posto del mio amico nelle gioie dell'animo. L'esperienza profonda della sofferenza, del dolore, della mancanza della persona cara. Prima di incontrare a questo scendendo le scale, salendo, in un ufficio ho trovato la segretaria. Come è andata l'estate? Beh, più o meno. Come che più o meno? Eh sì, perché... Dimmi, è venuto a mancare papà. Non anziano, non malato. E dice, c'ho un vuoto che non so come colmare. E le dico, tienetelo. Tienetelo. Perché nessuno lo potrà sostituire. Ed è una situazione che può mettere in crisi il senso della vita.
I due sensi della sofferenza, il senso ontologico, è quello che accennavo prima, e il senso funzionale. Il senso ontologico, e prendo come spunto Miguel de Unamuno, filosofo letterato spagnolo, filosofo, afferma che la sofferenza offre all'uomo la possibilità più elevata di dare senso alla vita perché nella sofferenza si è più uomo, si è più persona. Chi conosce gli scritti di Hans von Balthasar sa anche bene come lui abbia elaborato anche questo aspetto della sofferenza, del dolore, come pienezza dell'essere dell'umanità. Noi sappiamo nell'antropologia che il modello, il paradigma, l'esemplare, o se vogliamo parlare filosoficamente, il princeps analogatum della umanità, non siamo noi, ma è Gesù. Lui è l'uomo per eccellenza. E allora possiamo, a questa luce, vedere il senso della croce e della sofferenza dell'umanità di Gesù, per portarla a pienezza e a compimento. E perciò una vita umana assente la sofferenza, assente la fragilità, sarebbe meno umana, meno vita. Come analogamente il rischio è sempre presente nella nostra vita. E una vita senza rischio è una vita senza libertà e dunque meno umana. Ma c'è anche il senso pedagogico e funzionale. È necessario il dolore per trovare un significato? Sarebbe un enorme fraintendimento, dice Frank. Non penso affatto che il dolore sia necessario, ma solo che il significato è possibile nonostante il dolore, per non dire anche attraverso il dolore. Mi ha fatto molto piacere sentirla, don Alberto, perché precisamente è questo il punto. Non si tratta di far del dolore uno strumento per raggiungere il senso. E spesso, effettivamente, noi persone siamo un po' spensierati, viviamo la nostra vita un po' nella leggerezza, come raccontava anche l'esperienza di quel industriale uomo. E deve arrivare un momento, un colpo, un momento di fragilità, un colpo duro per aprirci gli occhi. Questo è vero, è l'aspetto funzionale della sofferenza. Ma superato quella funzionalità si arriva poi, non vibro più una vita spericolata, come dice la canzone, ma di senso, di servizio. Mi avvio alla conclusione. È possibile pensare la sofferenza senza le sue connessioni tradizionali con il male, il senso metafisico e morale del male e della colpa, il senso religioso e teologico? Per dare una risposta a questa questione, credo che bisogna ritornare alla base antropologica ed è la tridimensionalità della persona umana. La dimensione somatica che comprende i fenomeni fisici di ciascuno di noi, la dimensione psichica, l'umore, i sentimenti, le speranze, i desideri, i comportamenti acquisiti, gli atteggiamenti, i rapporti sociali,
e la dimensione spirituale, l'intelligenza, la libertà, la religiosità, la moralità, l'amore, eccetera. Una visione integrale, globale della persona ci può offrire non la risposta, perché risposta non c'è, ma la chiave di interpretazione delle due domande poste all'inizio, l'avere senso e il dare senso alla nostra esistenza. E perciò, secondo Viktor Frankl, i tre pilastri della logoterapia, che possono aiutarci anche in questa visione integrale della persona, è la libertà della volontà. Tutto il discorso che sto facendo si pone soltanto a noi che siamo esseri liberi e nella misura in cui siamo liberi. Secondo, la volontà di significato, cioè voler ricercare e dare senso alla vita. È il senso che la vita ha e che in nessun caso lo perde. Finisco, come vi avevo indicato, con alcuni itinerari di guarigione o vie. Al mistero del dolore e della sofferenza non c'è una risposta se non lo sguardo alla croce di Cristo. E come dice Muriac in un adolescente d'altri tempi, dopo lo stupro e l'uccisione di quella bambina di 12 anni, quando la mamma si presenta in parrocchia al sacerdote e gli chiede spiegazione perché, come è possibile. Dice: non c'è un'altra risposta che questo corpo nudo, coperto di piaghe, inchiodato a una croce e del quale gli intellettuali si scherniscono, che è stato il corpo del Signore. La risposta, la bambina l'abbraccia per sempre contro il suo cuore, adesso e per sempre. E questo non è una spiegazione. Guardate, io sono filosofo. I filosofi si sono sempre domandati il senso del male e della sofferenza. Non c'è risposta possibile. I teologi se lo domandano anche. Non c'è spiegazione. Se Dio è onnipotente, Dio poteva aver redento il mondo, aver creato il mondo in mille forme diverse, senza bisogno della croce. Perché ha scelto questa? Gesù non è venuto, dice Claudel, al mondo per spiegare o abolire la sofferenza, ma per assumerla e trasformarla in strumento di salvezza. Con le sue parole, Dio non è venuto per spiegare ma per riempire, o se vogliamo, per accompagnare. In una parola, per farci più uomini. E come si fa uno più uomo se non amando l'altro? Perché noi siamo nati per l'amore e ci realizziamo come persone solo nell'amore. E quale amore più grande di quello che dà la vita per l'altro? Amatevi gli uni e gli altri come io vi ho amato. Grazie.